Siamo in un'epoca in cui la dimensione estetica perde terreno, finendo per essere considerata come qualcosa di secondario rispetto ad altri aspetti apparentemente più utili o urgenti. In realtà è importante domandarsi che cosa è davvero utile alla vita dell'uomo e provare a capire che ruolo può avere la bellezza nel contesto odierno. Là dove la bellezza viene spesso percepita come un ornamento, come qualcosa di opzionale o superfluo, dovremmo chiederci se essa non sia invece un aspetto fondamentale per la vita dell'uomo, per la sua educazione, per la coscienza che egli ha di sé. Il problema allora è capire che cosa c'è per l'uomo dietro al rapporto con la bellezza.